una nuova tappa di questo processo che vede ovviamente iSport molto coinvolta. E chiedo anche a te un po', ovviamente da un altro punto di vista, a che punto è questa grande macchina che è partita qualche mese fa? Ma sicuramente è molto importante questa prima amichevole con la Corsica, penso che sia per vicinanza, insomma, per un proseguo del nostro continente isolano, chiamiamolo così, possa essere un ponte molto significativo, un evento internazionale interessante in cui tra virgolette forse si incomincerà a vedere un po' di, diciamo, chiamiamolo calcio vero dopo il battesimo, diciamo così, amichevole. Spero che coi Corsi sia, insomma, una bella partita combattuta, giustamente che finisca in maniera molto sportiva con un bel terzo tempo, però anche per noi è molto importante dal punto di vista così proprio di aprire un ponte verso, insomma, la vicina Corsica, che ci possa consentire anche uno sviluppo internazionale nel calcio in Francia, dove già facciamo qualcosa, e quindi sono tutte cose correlate. È un binomio molto importante quello di iSport con la nazionale sarda, perché ci può aiutare nel nostro processo di internazionalizzazione, e quindi come prima tappa di avvicinamento agli europei può essere, insomma, un buon viatico. I riscontri come sono a livello commerciale, economico, ma anche di immagino, perché voi comunque state investendo, diciamo, guarda, realtà. Che di molto molto carino, che mi ricordo intanto in Sardegna sicuramente la vendita del merchandise sta andando molto bene in tutti i nostri punti vendita, considerando anche che questa è una nazionale che non ha ancora giocato, un buon riscontro e sono contento. La cosa più bella è che abbiamo la maglia nazionale sarda, sono vendute da un grosso portale inglese che vende le maglie di molte, insomma, quasi tutte le squadre del mondo, oltre che delle nazionali, e dalla settimana prossima anche un importante portale brasiliano. Quindi diciamo che stiamo avendo riconoscimenti internazionali, e questo è oltre un motivo, insomma, commerciale che ancora in piccolo, che però sta diventando grande, che ci fa molto piacere, anche un discorso di orgoglio. Ecco. Senti, per chiudere, l'Anusei che sta facendo quello che sta facendo, la Dinamo che sta avendo questo guizzo straordinario, sono tutte realtà legate al marchio AI, sempre più marchio dello sports. Sì, questa è una cosa che ci fa molto piacere, devo dire la verità, che l'Anusei, parlavo proprio l'altro giorno col presidente Arras e mi ha riconosciuto in maniera privata, spesso che la faccio anche pubblicamente, che erano dei pochi che negli anni, noi lavoriamo con loro da 3 anni, che gli dicevo già il primo anno, sono sicuro, continuate così, che negli 2 o 3 anni avrete la possibilità di salire. Penso che nello sport oggi per le squadre sarde sia ancora più, tra virgolette, semplice da un certo punto di vista, perché c'è una grossa crisi economica ed è vero che molti sponsor sono andati via dal calcio, si lavora sempre con meno soldi, quindi prendono più corpo le idee. Prima idee, ma con gente che aveva capitali era molto difficile, oggi chi ha idee ed è bravo, anche con poche risorse, riesce a fare risultati. Siamo sicuramente i primi tifosi dell'Anusei.